Ma intanto grazie Goffredo di questo invito, di questa occasione, di questa bella possibilità. Io, siccome tu ci hai scritto 10 minuti, mi ero preparata una cosa scritta, però come sempre succede, vi ho ascoltato, ho deciso di far zompare la lettura e provare a dire 3 cose invece che possono apparire, che potrebbero apparire anche un po' slegate tra loro e che presento con dei titoli. Allora, il primo titolo è, e qui forse un po' anche in controtendenza le cose che ho sentito io stamattina, mi dispiace Fausto, non t'ho potuto sentire, eravamo in aula a votare, però un po' ho capito anche il senso della mattinata. Quindi il primo titolo è commento, giudizio, riflessione sulla fase, cioè su questo governo. Secondo titolo, tornare alle radici, alle fonti a cui dobbiamo riabbeverarci della politica. E il terzo titolo sono 2 storie che vi voglio raccontare. Allora, primo titolo, io sinceramente ho sentito, insomma, parlare di periodo di sospensione, la sospensione dalla politica, il distanziamento, no? Rispetto a questa esperienza. Io credo che questa stagione di governo stia racchiudendo in sé, non so se si sente, stia racchiudendo in sé. Non devi toccarlo. Ok, stia racchiudendo in sé una stagione di innovazione profondissima. Naturalmente, come dire, appena avviata. E penso che semmai ci impone questa stagione una riflessione anche autocritica su quella coalizione degli immobilismi che ha caratterizzato anche la nostra esperienza di governo, non solo la più recente esperienza del governo Berlusconi. Io provo a dire dei titoli: riallineamento del sistema previdenziale a quel contributivo, a quel passaggio contributivo che molti di noi diciamo teorizzavano da tempo, la lotta all'evasione fiscale, non solo simbolica, anche la dimensione simbolica è importantissimo per la politica simbolica, concreta, l'ICI sul patrimonio di tutti. Nemmeno Ferrero e la Bonino insieme erano riusciti a imporre al campo del centro-sinistra l'estensione dell'ICI al patrimonio immobiliare della Chiesa. La riduzione delle spese militari. Oggi ci sono dichiarazioni, non solo sugli F-35, ecco, non sono un'esperta, però insomma, non solo sulla riduzione delle spese militari, ma addirittura il riallineamento della spesa pubblica nel capitolo difesa. Il lavoro, la partita sulla riforma del mercato del lavoro, ora vedremo, è aperta, ma che ci sia l'idea di, ma che ci sia l'idea di ribaltare il valore o il disvalore, diciamo, della precarietà rispetto al lavoro stabile, mi sembra che sia la stella polare. Poi vedremo quale sarà l'esito di questo. Le Olimpiadi, io voglio citarlo, immagino che l'avete fatto oggi, ma insomma quel gesto lì intanto ci riporta a una coordinata di fondo del nostro paese, cioè la vera sfida olimpica per noi è il rientro dal debito pubblico, no? Se vogliamo parlare anche del futuro del... quindi io, e in più, alzando lo sguardo, io credo che ci sia proprio il rilancio di una non solo credibilità, autorevolezza, tutto questo va bene e naturalmente non può che far piacere, io credo, l'autorevolezza, la credibilità dell'Italia nel contesto europeo, ma ci sia anche l'idea di una Europa che non può essere solo un'Europa fiscale, ma di un'Europa politica. E oggi Monti sembra essere, l'Italia sembra essere tornata ad avere una funzione anche di
di leadership. E guardate che questa l'Europa politica, perché non basta l'Europa del fiscal compact, l'Europa politica è anche una delle risposte, adesso non ho tempo per approfondire, ma è una delle risposte ai fondi sovrani cinesi e sauditi che oggi, come diceva Barbara prima, comprano gli stati e non comprano le aziende. È una delle risposte al turbocapitalismo finanziario, l'Europa politica. Quindi io non so, credo che noi dovremmo, e di questo io personalmente sono abbastanza convinta, guardare a questa esperienza con tutti i suoi limiti e anche criticare, diciamo, le debolezze, ma insomma non solo perché ci ha consentito di voltare pagina e di liberarci da Berlusconi e dal suo governo, ma perché purtroppo c'è una stagione di innovazione riformistica, di innovazione politica che io dico purtroppo diciamo l'Italia attendeva da molti decenni. E questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda invece, adesso salto proprio su un altro livello di tematizzazione. Io credo che il campo, mi piace anche a me molto questo tema, anche perché, ecco, forse c'entro così, anche perché alla fine di questa esperienza di governo il combinato disposto dell'azione e dell'effetto che l'azione riformatrice avrà in questo paese, la riforma del sistema elettorale e i progetti, leggiamo sui giornali, di ricostruzione di un campo conservatore, il Partito della Nazione, di cui leggiamo sul giornale, ci obbligheranno, io dico per fortuna, a ricostruire quel campo. A ricostruire quel campo, io sono molto, come dire, in sintonia con le cose che diceva Barbara prima, quindi non le ripeto, cioè quel campo si ricostruisce lavorando, come dire, nella struttura civile e sociale del nostro paese, innanzitutto offrendo i luoghi e le sedi per la partecipazione politica, offrendo, insomma, senza pensare di essere noi gli unici, ma insomma contribuendo a costruire quelle sedi. Ecco, per ricostruire quel campo, e questo è il secondo tema, per ricostruire quel campo, adesso vorrei dire qualcosa di forse, come dire, un po' laterale. Io credo che la politica, e quindi anche non solo l'elaborazione progettuale, politica nostra, ma anche l'organizzazione, abbia bisogno di recuperare una sua, mi verrebbe da usare la parola mistica, abbia bisogno di recuperare una sua, come posso dire, quasi spiritualità. Abbiamo smarrito, Carmine citava Umberto Galimberti, è un filosofo che anch'io amo molto, e citavi alcune delle riflessioni di Umberto sulla tecnica. Io credo che quell'altro campo, il campo della diciamo del valore trasformativo oggi, è un campo che deve riconquistare, lo dico così, tra il localismo e la globalizzazione, recuperare un universalismo, cioè recuperare, senza sembrare dei trapezisti delle parole, un contatto con alcuni valori del raccordo con la natura, col creato, con la bellezza, fuori dalla dimensione della tecnica. La questione ecologica, ma anche la questione della giustizia umana, esige una nuova forza che non esiterei a definire appunto spirituale. Stiamo danneggiando irreversibilmente questo equilibrio, e questa è anche l'ingiustizia dell'umanità verso la sua sorgente, la terra, non è scollegata, anzi è la fonte dell'ingiustizia dell'uomo verso l'uomo. Scusate, è difficile, ma io credo che noi abbiamo bisogno, anche per parlare ai ragazzi, anche per parlare alle nuove generazioni, anche io ho una ragazza di 13 anni, che magari non ha le sedi, ma oggi si pongono queste domande.
E non è qui che dobbiamo tornare con la politica alle sue radici, anche perché se non abbiamo e se non ripristiniamo la fiducia, la fede nella capacità di ripristinare anche un'armonia, a cosa dovremmo servire, a cosa serve la politica? E anzi, al contrario, quando si perde quella fiducia in se stessi, non solo come persone, ma come soggetti collettivi, abbiamo bisogno poi di eroi da adorare, dobbiamo proiettare, ho concluso, altrove la nostra dignità, e questo è uno delle radici del populismo. Voglio finire con due storie, mezzo minuto a testa. Sono due storie di due esperienze che si raccordano con quello che ho detto finora. Voi sapete che nel mondo c'è una grande discussione sulla funzione e il senso degli aiuti allo sviluppo. Povertà, il tema dei trasferimenti delle risorse dal nord al sud del mondo. Voi sapete che c'è un'ampia letteratura anche di personalità che ritengono che gli aiuti non sono più utili. Oggi vengono trasferite annualmente non solo dal nord ricco, dai paesi occidentali, ma anche dai BRICS, dai nuovi paesi emergenti, ai paesi in via di sviluppo, tra i 30 e i 40 miliardi di dollari attraverso soggetti filantropici. Gates, ma Gates è solo la punta del diamante. Si sono e si stanno costruendo reti straordinariamente interessanti di imprenditori sociali. C'è un libro bellissimo che vi suggerisco, sta per essere tradotto in italiano, di una signora che si chiama Pamela Hartington, che ha scritto un libro che si chiama The Power of Unreasonable People, il potere delle persone irragionevoli. Imprenditori sociali che hanno costruito reti per attingere anche a queste risorse del privato. Noi siamo con l'Italia, non dico noi la sinistra, l'Italia è completamente fuori da queste nuove realtà. La storia che voglio raccontarvi è la storia di una di queste reti, si chiama il Barefoot College, l'università piediscalza. Sono università che sono nate in India originariamente, adesso sono diffuse in 40 paesi in Africa, in Sud America, che insegnano alle donne analfabete dei villaggi più rurali e più remoti del mondo a diventare delle ingegneri solari. Sono donne che non sanno né leggere né scrivere e che, a cui si trasferisce la tecnologia dell'adozione del solare per illuminare, portare elettricità e luce nei loro villaggi. Faccio questo esempio perché io credo che attorno a queste paradossi dell'uso della tecnologia oggi si stia creando molta innovazione e molto futuro. Il secondo esempio che voglio fare, l'ho uscito come titolo, però mi consente di dire che anche noi, il nostro campo, ha bisogno di ripensare le politiche sociali. Noi dobbiamo fare nostra un'idea di sussidiarietà, noi dobbiamo fare nostra un'idea di reti, di imprese sociali capaci di erogare servizi, magari nella sanità per esempio, molto meglio del pubblico e molto molto meglio del privato convenzionale. Oggi è una tradizione, peraltro, la tradizione mutualistica italiana, una tradizione stella, storica, che ha bisogno di essere rinnovata. In quel campo, lo dico così perché non ho il tempo per approfondire, ma in quel campo ci devono essere idee, soggetti e prospettive che sappiano formare e rafforzare i soggetti di quell'imprenditoria sociale che abbiamo bisogno per cambiare il welfare italiano. Grazie.